22enne residente in un'altra provincia ha sottratto in più momenti in un negozio di Borgotaro alcuni utensili. Rintracciato dai carabinieri, è stato denunciato e la refurtiva recuperata. È drammatica la situazione che si è venuta a creare da diversi anni a Case Pesci nel comune di Berceto. Una frana acquiescente ed un dissesto idrogeologico mettono in pericolo strutture e case. L'Istituto Comprensivo di Bedonia, in merito alla comunicazione della Gilda Insegnanti che parlava di non riattivazione di una sezione a tempo pieno, informa che non è giunta ancora comunicazione ufficiale. L'associazione NAD No al Dolore della Valtaro organizza in occasione della Giornata Nazionale del Sollievo un incontro presso Palazzo Tardiani a Borgotaro il prossimo 18 maggio. Apre ufficialmente domani pomeriggio a Borgotaro presso l'ospedale Santa Maria il nuovo ambulatorio specialistico per le patologie della cartilagine. Il basket valtarese non ottiene ottime soddisfazioni solo dalle squadre seniores, anche le compagini del settore giovanile, sia maschile che femminile, stanno ottenendo ottimi risultati. Buonasera telespettatori di RTA, appuntamento consueto con il telegiornale. Apriamo ancora questa edizione con una nuova operazione messa in campo dai carabinieri della compagnia di Borgo Valditaro, che questa volta hanno denunciato e recuperato della refurtiva che era stata sottratta in un negozio del capoluogo della Valtaro. A compiere il furto un 22enne. Sentiamo i dettagli. Il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Borgo Valditaro ha deferito in stato di libertà per furto aggravato continuato un 22enne residente in un'altra provincia, recuperando l'intera refurtiva. A seguito della denuncia sporta dal titolare di un'attività commerciale del capoluogo valtarese relativa al furto di vari utensili avvenuti in più circostanze durante l'orario di apertura, i militari hanno avviato le indagini del caso, identificando dopo complessi accertamenti il 22enne proprio come l'autore dei furti. Ottenuto un decreto apposito, hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione del giovane, rinvenendo un trapano a batteria, una torcia, un pirografo ed altri attrezzi risultati rubati proprio da quel negozio nel periodo febbraio-aprile scorsi. La refurtiva del valore di circa 300 euro è stata riconosciuta dal proprietario e dunque gli è stata restituita, mentre il giovane è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Ed ora cambiamo argomento e parliamo di una situazione davvero drammatica che si sta verificando da parecchio tempo ormai a Case Pesci nel comune di Bedonia. A causa di una frana acquiescente a pochi metri davvero dal piccolo centro abitato e anche a causa di un dissesto idrogeologico, alcune strutture, soprattutto anche alcune case, stanno seriamente rischiando. Abbiamo realizzato proprio ieri questo servizio che vi propongo e che riguarda la struttura che è adibita a forno. Domani vi presenteremo una situazione ancora più terribile che riguarda e compromette seriamente l'abitazione dove abitano due anziane persone. Intanto partiamo da qui. Questo potrebbe essere l'ultimo pane preparato dal signore Giancarlo. Siamo a Case Pesci e come vedrete dalle immagini la situazione qui dove lei ha il suo forno è veramente molto preoccupante. Un dissesto idrogeologico che è iniziato nel 2006, mi diceva. I primi segni evidenti di questa fessurazione sono venuti nel 2006-2007. Qui noi siamo vicini, mi diceva, a una frana acquiescente che si trova poco distante dal suo forno. C'è sempre stata una frana acquiescente, questo è un paese che ha avuto questo stacco, è nato così e probabilmente la cosa è stata ferma per tanto tempo e adesso comincerà un po' con certamente le condizioni meteo, tutta l'acqua che è venuta, tutta la neve ha creato. E poi anche le acque, la mia posizione stessa di questo forno, tutte le acque del paese per forza di cosa arrivano giù. Finché ho tenuto buono i condotti, gli scarichi, tra bene o male sono riuscito le griglie, come vede quella griglia là l'abbiamo fatta noi in collaborazione col comune, quella là davanti a casa lo stesso. Dal momento in cui le griglie non hanno più recepito e c'è stato questo smottamento, questo qui nel mese d'aprile era già
in questi anni molto compromesso. Però ha ceduto ulteriormente ultimamente? Ha ceduto, sì, ultimamente. Ecco, io so che lei ha avvisato subito l'amministrazione comunale già ai primi sintomi, quindi nel 2006, ai primi segni. Io guardi, i primi accenni. I primi accenni ho avvisato sia l'amministrazione comunale e sia la società, quella che ha fatto l'insediamento qua, perché secondo me, io non posso, saranno loro a valutare, però io i primi segni li ho avuti loro. Probabilmente loro dicono che strutture vecchie, le fondazioni, però io penso che secondo me il paese è stato un po' martoriato. Ecco, lei che cosa si aspetta? Perché è vero, è un forno, la sua casa grazie a Dio si trova dall'altra parte della strada e per il momento è assolutamente al sicuro. Ce l'ho già avuta anch'io. Mi hanno messo, questo lo devo dire con molta sincerità, appena visto queste vene, si era appena insediata la nuova amministrazione, il signor Lucchi, e tramite la Soprip, perché me li ha messi la Soprip, ha messo questi inclinometri, che ce n'è uno lì davanti casa e uno nel vigneto, che quelli che tengono monitorata la situazione. Io in questo periodo ho chiesto a grande voce, ma con tutti, però fino adesso non li ho visti, che mi vengano a leggere queste strumentazioni, perché io le dico la verità, proprio tranquillo non lo sono neanche con la casa, perché ce l'ho qui. Ah certo. Lei che cosa si aspetta? Ma guardi, io mi aspetterei, prima di tutto devono risolvere il problema che abbiamo qui di sotto, che abbiamo scoperto proprio in questo tempo che giacciono molte acque così, che scendono anche l'autostrada, ne è consapevole anche lei, e giacciono lì. Queste acque creano un ulteriore movimento e c'è tutta questa spinta verso tutta questa mura che loro hanno fatto nel realizzare quest'opera. Che, se devo essere sincero, quest'opera ci tenevamo tutti. Ma veramente tutti, io per primo, quante volte ho parlato con il sindaco, perché era, prima di tutto, io penso che in un paese come il nostro avere un insediamento così, con la speranza che arrivi qualcuno, è tutto di guadagnato. Però non a discapito vostro. Ma non a discapito nostro. E adesso ci troviamo che lì giù c'è tutto fermo, perché se fosse venuto qualcuno probabilmente ci sarebbe stato anche un po' più attenzione verso di noi. Tutto adesso è un po' un'opera spenta, un'opera ferma. Lasciata a metà? Sì, si può quasi dire. Con poi purtroppo i problemi che ci sono. Sì, secondo me sì. Anche pericoloso. Vedo che ci sono anche dei bimbi che giocano. Se qualcuno ci mette dentro una gamba, io adesso pianterò dei paletti, farò della segnaletica, però dopo tutto c'è anche un... Adesso, come vede, sono proprio arrivati in questo momento, probabilmente qualcosa faremo. Metteremo un tubo, chiuderemo con dell'asfalto, ma la cosa... Si deve essere sistemata. Per il suo problema del suo forno, ma anche proprio perché anche a livello della strada può essere anche pericoloso. Può essere anche pericoloso, assolutamente sì. Bene, domani torneremo su questo argomento e vi faremo vedere in che condizioni purtroppo sono costretti a vivere due anziani coniugi nella loro casa, che è stata colpita duramente da questo dissesto idrogeologico. E adesso cambiamo ancora argomento in merito alla comunicazione fornita alla nostra emittente dal referente provinciale della Gilda degli Insegnanti in merito agli organici del corpo docente sul nostro territorio per il prossimo anno scolastico. L'Istituto Comprensivo di Bedon chiarisce che ad oggi ancora nessuna comunicazione ufficiale è giunta. Riteniamo probabile, dice il dirigente scolastico Gastone De Maldè, che comunque non ci sia nessuna soppressione di sezione e classi, e precisa che per la scuola dell'infanzia di Santa Maria del Taro, a causa dell'utenza poco numerosa, potrebbe verificarsi la diminuzione di un insegnante. La sezione continuerebbe a funzionare con orario ridotto. Per la prima
primaria di Bedogna, riduzione di una classe a causa dell'uscita di due quinte e dell'ingresso di una prima. Per la primaria di Isola, aumento di una classe, probabilmente vi saranno 5 classi dalla prima alla quinta. Per la secondaria di Bedogna, mantenimento del numero di classi con l'uscita di 2/3 a tempo normale e l'ingresso di 2 prime, probabilmente una a tempo normale e un'altra a tempo prolungato. Infine, restano inalterate le classi a Tarsogno, quella dell'infanzia di Bedogna e Isola e la pluriclasse della primaria di Santa Maria del Taro. E ora una comunicazione da parte di Montagna 2000, che ha in gestione il servizio idrico integrato delle valli del Taro e del Ceno, informa gli utenti del pubblico acquedotto della frazione di Cereseto nel comune di Compiano che per lavori di manutenzione straordinaria l'erogazione dell'acqua potabile verrà sospesa dalle 8:30 alle 13 di venerdì, quindi dopodomani 10 maggio, nelle zone della frazione denominate Cremaioli, Rio e Case Conti. Ricordiamolo, venerdì 10 maggio dalle 8:30 alle 13 nella frazione di Cereseto di Compiano. E il prossimo 18 maggio invece presso Palazzo Tardiani, sede della Comunità Montana Borgo Taro, con inizio alle 16:30 si terrà un'intera iniziativa curata dall'associazione NAD, No al Dolore, in occasione della giornata nazionale del sollievo che è prevista per l'ultima domenica di maggio. L'invito è quello di partecipare numerosi e di portare amici o conoscenti. Parleranno tre terapisti del dolore di Parma e della provincia, in più vi sarà presente anche un medico della Fondazione ISAL, che è l'Istituto di ricerca contro il dolore cronico sia oncologico che inutile. Durante l'incontro verrà anche poi premiata la classe che ha vinto il concorso per il logo dell'associazione e sono invitate anche le associazioni volontarie che si occupano di persone con dolori fisici e psichici con i loro dépliant che appunto divulgheranno quanto fatto da queste associazioni, ma ovviamente poi ne parleremo ancora nel proseguo dei prossimi TG.